questo video. Ma quando arriva la trincia mucca? Buongiorno, preside. È ovvio che è stata lei. Ma che è successo qui? Ma che hanno scritto Hilary qua? Ma chi è stata? Ragazzi, adesso deve venire fuori il colpevole. È stata Hilary. Hilary, andare via da questa scuola. Veniamo di non vederli oggi. Io non ci volevo venire a scuola. Nando. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. È mica tanto un buongiorno, Nando. Come, non sai niente? No. Hanno arrivato 3 ragazzi della nostra vecchia classe e ne hanno messi 3 nuovi. Solo che sono un casino, ci fanno i dispetti. Ma com'è possibile una cosa del genere? A meno che è una conseguenza di quando vi siete comportati male e le conseguenze hanno fatto il suo spostamento. Trovano, adesso faremo un'indagine. Sì, Nando, sono dei bulli. Non puoi capire che cosa ci hanno fatto. Hanno trattato male Hilary. E vabbè, adesso vedremo le conseguenze. No, sono dei bulli, Nando. Chi sei? Chi so io? Mo te ne accorgerai chi so io. Ma tu vai seduto, vai, mo te ne accorgerai tu chi so. Te l'avevi visto, Nando? Ehi, non vi preoccupate, ci hanno inquadrati. No, allora, Nando. Adesso faremo una bella indagine approfondita. State tranquille. Papà, ma ci sta la preside! Dillo alla preside! Che gli devo dire alla preside? Che bulli che stanno bullizzando Sara! Trattano male il negozio! Ma io non so chi sono questi bulli, ma io penso che vi state inventando tutto solamente per non fare lezioni. È vero, dai, papà, ti prego. Va bene, adesso io parlo con la preside, ok? Se questa io scopro che è una scusa tua per non andare a scuola, io questa volta veramente mi arrabbio. Andiamo con questa è la goccia. Jim? Ma chi è che bussa così? Avanti, avanti! Mi scusi, preside, ho bussato. È stata lei a bussare così. Non è vero, è stato lui. Signor Stefano, quando i genitori non sono convocati, lei non può venire così all'improvviso, eh? Buongiorno, preside. Sì, mi dica Stefano, no, Hilary mi diceva una cosa, adesso io non so se è vera. Preside, la prego, i bulli stanno abbozzando Sara, Nicole, me, la prego, io non voglio venire in questa scuola, io dico qualcosa, la prego. Ferma, Hilary, intanto stiamo tranquilli, chi sono questi bulli? Preside, praticamente Hilary mi sta dicendo che da ieri sono entrati 3 ragazzi e gli hanno rotto il fumetto che hanno fatto, li hanno trattati male e quindi Hilary è impaurita e non vuole più venire a scuola. Adesso io non capisco se questa cosa è vera o è finta. Ho capito, Hilary, stai tranquilla. Preside, stai questa tranquilla. Cosa è vera o è finta? Senta, io non so, adesso verificherò, questa cosa mi sorprende perché non credo proprio sia vera, visto che voi non volete venire a scuola, non fate i compiti, quindi magari potete inventare cose che non esistono. Comunque adesso verificheremo. Nando, gentilmente mi porti i ragazzi nuovi, grazie. Papà, adesso vedrai come mi tratteranno male, stai a vedere. Ok. Buongiorno, signora preside. Buongiorno. Ho portato i ragazzi come mi hai chiesto, eh. Grazie. Venite, ragazzi. Buongiorno, preside. Buongiorno. Come mai ci ha chiamato? Buongiorno ragazzi, c'è qui il papà di Hilary questa mattina e mi ha raccontato che ieri in classe vi siete comportati male con Hilary. Spero che questo non sia vero, non credo proprio, giusto? Noi abbiamo trattato male Hilary. Ma noi non lo faremo mai. Scusate, ma dite come ieri avete rotto il nostro fumetto, avete trattato male Sara, diteglielo, su, vai, voglio proprio vedere come glielo dite. Nando, ma è vero, ma tu hai visto qualcosa? Tu ieri c'eri a scuola quando hanno trattato male Hilary? Ma veramente io stavo in ferie, sono rientrato oggi, non ho visto niente. Ma quindi non c'eri? Non c'ero, no. Ragazzi, l'avete trattata male o no? Perché è vero? Ma dai, Hilary, oggi ti faccio i capelli che vuoi. Ma perché oggi sei così? Ieri eri diversa, a te non ti credo. Non è vero, dai. Mi è piaciuto tantissimo il tuo fumetto. Ma se ieri l'hai strappato? Io? Preside, io non ho fatto niente. Non è vero, Prezi, lui ieri l'ha strappato con lui. Anzi, se ce n'è un'altra copia me lo rileggo. Sì, vabbè, ciao. Non è vero, Prezi, lui la strappa. Esatto, sarà quello che farò. La strapperò di nuovo. E tu hai rubato il posto a Sara. Hilary, non è vero, me l'ha lasciato lei. Non è vero, quello era il suo posto preferito, è da sempre che sta là. Preside, non è vero, me l'ha lasciato Sara il suo posto. E poi è la mia migliore amica. Hilary, ho capito perfettamente tutto, il quadro è chiaro, è completo. Questi 3 ragazzi sono 3 ragazzi bravissimi, guarda. Siamo bravissimi. Allora verifichiamo, vi
visto che avete letto il nostro fumetto, chi è la peggiore nemica di Nicole? C'è scritta nel fumetto. Non te lo dico perché non voglio rovinare la sorpresa agli altri. Non è vero, non lo dici perché non l'hai letto. Va bene, quindi abbiamo risolto, no? Mi sembra. Adesso andate in classe. Senti, Larry, loro sono proprio bravi. Quindi io direi che a questo punto io posso andare, ok? Tanto lui, lei viene con voi, se portiamo noi. Ah, ok, hai visto? Ti portano loro. Ci vediamo dopo. No, no, io ci voglio andare con loro. Dai, adesso vieni. Andiamo. No, no, andiamo. Io non ci vado. Andiamo. Non ci voglio andare con voi. Arrivederci, preside, ci pensiamo noi a Hillary. Nando, cosa fa qui ancora? Il caso è risolto. Vada, vada pure anche lei. Io vado, preside, però gli voglio dire una cosa. A me questi non me la raccontano giusto, sei un po' bulliti. Dobbiamo fare un'indagine approfondita. Ah, adesso ci mettiamo a fare anche i poliziotti, Nando. Ma per cortesia, vada in classe, segua loro. Ciao funghetti! Ci vediamo il 20 gennaio a Bastia Umbra, all'Umbriacon, per il firmacopia del nostro fumetto. Vi aspettiamo in tanti! Ciao! Che state facendo qua? Oh. Che state facendo? Oh. Andate a studiare! Via! Bye bye! Ciao! Tra poco in questo video. Non ci credo, non è possibile! 200 euro di X-Session! Questi cercavi? Bene, Hillary! Nel tuo zaino! Oggi vi hanno cambiato classe, come voi sapete, farò lezione con voi. E oggi faremo una lezione particolare. Ripasseremo inglese. Ripetete insieme con me. Monday, lunedì, Thursday, martedì, Tuesday, come si dice? Mercoledì, tanto lo sapete. Friday, giovedì, Wednesday, venerdì, Saturday, sabato, è domenica e voi ripetete. Funghetti, voi li sapete i giorni in inglese? Se li sapete, scrivetelo nei commenti, perché io non ci sto a capire niente. Toste, queste, freddi, strade, salute, ma che? Allora, io vado un attimo a controllare la mia vecchia classe con la trinciamuca e torno subito. Non sperate che non vi guardo, anche se non ci sono, eh? Ma quando arriva la trinciamuca? Ma speriamo che non viene mai più! Da dove non è ancora arrivata la trinciamucca? Fai una bella cosa, pulisci. Ah, vuoi fare amicizia? No, pulisci questi banchi che è tutta sporca questa classe. No, ma non è compito mio pulire i banchi. Mira, prima che arriva la trinciamucca, hai visto? Mi sono messa delle nuove X-Session. Che belle! Dove le comprate? Parrucchiere. Sì, ma sono troppo bravi, sono. Sì, mi sono messa queste extension e le ho pagate un sacco, Hillary, più di 200 euro. Ah, 200 euro. Ora ci penso io. Sono venuto a controllare la mia vecchia classe. Trincia... Non c'è la trincia. Tanto te le taglio dopo. Ma che state soli voi? Che cos'era? Che belli. Sono grazie. Bellissimi. No, San Giovanni, ancora non è arrivata la trinciamucca. E continua a pulire, pulisci bene. Anzi, lo sai che c'è? Qui in quest'angolo dai anche una bella ripassata qui. Brava! Ottimo, Sara, ottimo. Visto che non c'è la trinciamucca, posso fare lezione qui e posso fare lezione anche di là, nell'altra classe. Così la preside dirà che sono il professore migliore, il maestro più forte di tutti. Sì, farò così. Ma quando arriva la trinciamucca? Buongiorno, preside! Alessio! Vieni subito alla lavagna e ripeti i nomi della settimana! Forza! Maestro, ma perché siete andati di corsa? Che succede? Perché io sto facendo lezione qui e faccio lezione di là! Faccio lezione qui e faccio lezione di là! Adesso ripeti immediatamente con me! Fate queste, 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 salute! Forza! Mande tutte e mette... No, lo devi dire lentamente! Mande! Ci sto pensando io alle lezioni, non si preoccupi. Eccomi, sono tornato. Adesso facciamo il compito in classe, tutti insieme, d'accordo? Siamo pronti? Ok, ok, facciamo il dettato. San Costo, come ti chiami? Io il dettato non lo faccio. Ah, tu non lo fai il dettato.
E va bene, non lo fare, e non lo fare. Ma oh, ma perché lei non lo deve fare? Mi dica, dimmi. Ilari, tu pensi a fare i compiti e sbrigati, altrimenti ti metto la nota. E voi sbrigatevi, io intanto vado di là. La Trincia Mucca non è ancora arrivata. Ci sto pensando io alle classi. Non si preoccupi. Ilari, Nicole, fate l'attentato. Tu, Alessio, fate tu este, Wednesday, toste. Nicole, è troppo difficile questo dettato, mi aiuti? Proprio a me me lo dici? Guarda cosa sto facendo, sto leggendo il nostro fumetto. Ma come hai fatto a portarlo in classe? Shh, fammi leggere. E voi invece, funghetti, l'avete preso il nostro fumetto? Per chi non l'avesse preso, c'è il link in descrizione. Perché non giù, che sta a tornare San Giovanni. Intanto faccio finta di scrivere il dettato. Bene, San Giovanni, ci sta pensando lei alle classi? Presidente, ci sto pensando io alle classi, penso a tutto io. Io sono il maestro San Giovanni. Bene, 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 si sbrighi allora, ci pensi lei, forza. Oh, dimmi, sono belli i capelli di Nicola? Sì, si è messa alle station, adesso ci pensa lei. Lucrezia, adesso ci penso. No, Ilari, fai qualcosa pure tu, perché sennò io qua impazzisco, eh! Non ci credo, adesso come faccio? Nicole, magari con lo scotch... Ma che scotch, Ilari, ma che scotch? Ilari, basta, non c'è più niente, non è male! Allora, che succede in questa classe? Voglio sapere che succede, che qui tengo tutto... Che hai fatto qui? Vedere, hanno tagliato. Che facciamo? I parrucchieri qui! Facciamo i parrucchieri! Ditemi immediatamente chi è stato a tagliare i capelli a Nicole! Adesso lo voglio sapere! Metti le forbici sul banco di Ilari. Ok, ci penso io. E papà, non è San Giovanni, hanno tagliato i capelli a Nicole! Ma io ci devo fare un muovo con queste forbici. Adesso si capisce. Le forbici ce l'hai tu. Qui ci sono i capelli. Questa è una prova, cara Ilari. Sì, San Giovanni, non è stata Ilari. L'abbiamo vista noi, è stata Ilari. Non è stata Ilari. È stata Ilari. Non è vero. Hai i capelli in mano, alle forbici, è ovvio che è stata lei. No, San Giovanni, non sono stata io, la prego. È stata Lucrezia, non sono stato io. Qui c'è la prova, Ilari. E queste qua le porto dalla preside. No! Oh, lui o lei mi hanno dato le forbici in mano, sono più che sicura, la prego! Non mi importa nulla, non mi importa nulla, questa no, prova! No, la prego! No, è inutile, Ilari, è inutile! Io prenderei io da questa scuola! Funghetti, scrivete nei commenti se sono stata io o non sono stata io! Iscrivetevi al canale per aiutare Ilari! Tra poco in questo video! Nel tuo zaino! E allora? Adesso continuo. È suonata la campanella, va bene, dai! Potete uscire! È suonata la campanella! Io intanto mi riposo un po'. Fate ricreazione! Vi aspetto in classe dopo! Ok? Ciao! Ma l'hai vista, Ilari, che si mette sempre in mezzo? Sta sempre in mezzo. E infatti dobbiamo trovare un modo per farla andare via. Sì, perché quella mucciosetta sta sempre in mezzo. Ho io il modo per mandarla via. Come? Venite. E comunque, sono dei bugiardi, non sono stato io a tagliarti i capelli, vero? Certo che non sei stata tu, ho visto che sarà Lucrezia, eh? Beh, sì. Ma manco del pugnetto, Ilari,
Ilari, lo sappiamo che non sei stata tu. È giusto, però. Non piace. Che è successo, ragazzi? No, Nando, non puoi capire. Un casino. Hai presenti i bulli che sono arrivati adesso? Beh, sì. Ecco, hanno tagliato i capelli a Nicole e San Giovanni ha dato tutta la colpa a Ilari. Va bene, Ilari, non piangi adesso. Vai, te vado a prendere un po' d'acqua, eh? Vado a prendere un po' d'acqua per Ilari. Sì, sì, Nando, vai a prendere un po' d'acqua per Ilari. Okay, state calme, no, però. Non piangere. Non ti preoccupare, Ilari. Ok, adesso mi tolgo il piamice e vado a prendere un po' d'acqua per Ilari. E poi risolveremo questo problema. Ilari, tranquilla, ti vado a prendere l'acqua e vengo subito. Eccolo qua il camice dell'amichetto Nando. L'hai presa la bomboletta? Tirala fuori. Certo, eccola. Vai. Eccola, eccola, sta arrivando, sta arrivando. Smalto. Beh, grazie. Ma questo non è smalto. Ehi! Questo non è smalto. A posto. A me non sembra smalto. Ma perché ha fatto questa cosa adesso? Stai tranquilla, perché stai tranquilla. Grazie, Nando. Calma, che dopo ci pensiamo noi, non ti preoccupare. Grazie, Nando. Che è sta roba? Ma che è successo qui? Ma che hanno scritto Ilari qua? Ma chi è sta sarà sta? No, qui bisogna andare fino in fondo per vedere. San Giovanni, ma vedi qui che roba, lei non sa niente, no? Che c'è, Nando? Che è successo? Guardi un po' che è successo, guardi. Ma che cosa ha fatto? Chi ha scritto lì sopra il camice? Questa è una cosa grave, ragazzi. Io adesso chiamo la preside e stavolta vado fino in fondo. La faccio io l'indagine. Buongiorno, preside. Preside, è successa una cosa... Ecco! È successa una cosa... Capito? Ecco, cosa? Cosa è successo? Hanno imbrattato, guardi un po' là, il camice di Nando. Hanno imbrattato il camice di Nando? Ma è possibile che ogni volta che lei viene in questa classe, San Giovanni, esistono queste cose? Succede sempre un macello! Ma non è stata colpa mia, preside. È stata una cosa fatta dai ragazzi. E io... E adesso bisogna scoprire... Cara preside, bisogna scoprire chi è stato! Guardi San Giovanni! Guardi San Giovanni, adesso se non viene fuori il colpevole, io la caccio via da scuola! No, preside! Sappia questo! Preside, non dica così! Lo sa che. Ragazzi, chi è stato? Allora! Ragazzi, adesso deve venire fuori il colpevole! Fatemi controllare i zaini! È stata Ilari! Cioè, Ilari! Ma non è vero! Ma non è vero! Sì, guardi, c'è anche scritto sul camice. C'è scritto Ilari, guardi. E poi ci sono anche delle prove. Guardate le mani di Ilari. Ma non sono io, vero? Sono. Vediamo, Ilari. E questo che cos'è, scusa, Ilari? È un colore rosso. La lavagna. Non credo proprio. Questa è vernice, cara Ilari. No, guardi, preside, si sta proprio sbagliando. Qua è stata Lucrezia che le ha messo questo pennarello sulla mano. A me questo sembra il rosso della bomboletta, Ilari. Fammi lo zaino. Ah, bene, Ilari, nel tuo zaino! Ma non è possibile! Questa che cos'è, Ilari? Ma, le giuro, non l'ho fatto, davvero, guardi! Bene, bene, adesso verificheremo! Non ti preoccupare, non apri... Ah, se vuoi anche aprire la bottiglietta di nuovo? Nando, ha visto i suoi amichetti che combinano, che gli fanno al suo bel grembiulino. I scolaretti, ma i suoi protetti, Nando. Guarda, che cosa gli hanno fatto? Facciamo la famosa indagine. Eh sì, facciamo l'indagine. Abbiamo Sherlock Holmes. Ilari, non ti voglio più vedere in questa classe, d'accordo? Nando, la porti via gentilmente. È sospesa, la porti via. Ci pensi lei? Ma almeno Nando, no, San Giovanni. Sì, 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 Ilari, parla, parla pure. Ah, hai visto, cara bella mia, che sei stata sospesa. Ecco io, che adesso ti voglio, adesso ti farò sospendere per sempre. Cara Ilari, bravo, bravo, bravo. Non
ci credo, hanno fatto piangere Hilary. L'hanno anche fatta sospendere. E adesso? Non lo so, non, veramente non ho più idee. Vabbè ragazzi, piano riuscito, dai. Bene. Siamo riusciti anche a mandare via Hilary. Ormai questa classe è nostra. Finalmente sono io la regina di questa classe. Funghetti, iscriviti al canale per aiutarci a far tornare Hilary a scuola. Ci vediamo domani in un altro video, se tutto va bene. Funghetti, abbiamo una sorpresa per voi! Da oggi potete ordinare il nostro fumetto. Ordinatelo nel link in descrizione. Ciao!